parlettate tra di loro. Ecco, ci troviamo con Mario Angeli, notissima figura di Portogruaro, armato della sua macchina fotografica a immortalare una manifestazione come fa sempre, solo che questa volta abbiamo una manifestazione di un'importanza speciale, abbiamo Sandro Pertini. Cosa ci può dire, signor Angeli? Ma io ho una memoria visiva di Sandro Pertini perché l'ho conosciuto a Adria, il paese di mia moglie, che era la campagna elettorale di allora del Partito Socialista, e mio suocero era un socialista. Poi ho avuto il piacere di rincontrarlo quando è venuto a Portogruaro. Cioè nel 78 lei era tra la gente in piazza? Sì, ero diciamo così curioso di vedere i personaggi che ti toccavano dentro. Aveva anche un ruolo politico? No, in quel tempo? Periodo là lavoravo col mio lavoro di macchine per cucire, ero portogruaro, per cui, ma non mancavo a vedere tutto ciò che coinvolgeva la comunità, perché poi tra l'altro i personaggi hanno ognuno una sensibilità. Pertini era quello che io definivo l'uomo ruspante della famiglia, della semplicità, e quindi alla portata anche nostra. Ma secondo lei perché è entrato così tanto nei cuori della gente, che magari i più lo ricordano nell'alzare la Coppa dell'Italia nell'82 in Spagna, o la partita con Berzot? Pertini era anche molto altro, insomma. Ma Pertini era un personaggio che secondo me rappresentava l'anima popolare della gente, anche se a volte la figura istituzionale ti può tenere un po' distante, mentre lui non ti dava questa sensazione. Era genuino. Mi ricordo che è venuto, l'ho incontrato anche a Sestino, allora lavoravo con NT2 Radio e ho potuto anche trasmettere la presenza di Pertini in una famiglia privata a Sestino di Livenza, che probabilmente, a memoria mi aiuta, era... Ha trasmesso in diretta Pertini all'epoca? Era il giorno alla sera dopo che è venuto a Portogruaro, perché aveva un'amicizia particolare con una figura di un sestinese, non mi ricordo il nome. Allora lei è particolarmente contento, insomma, lei lo ha conosciuto, perciò non è solo un'opera fatta bella di marmo, ma fa anche ricordi vivi. Perché nell'aria, guardando un busto, guardando una foto e ricordando chi è, ti fa passare alla memoria la tua vita, i sacrifici che hai fatto, le battaglie che hai vissuto, per cui ti dice è uno di noi. Bene, la ringrazio.